Questa sera siamo a Roscigno e abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni il vicepresidente del Senato, senatore Maurizio Gasparri. Vicepresidente, noi siamo nel cuore delle aree interne, dell'area interna cilentana in questo caso. Che cosa si deve fare per rilanciare queste aree che vivono purtroppo ancora tanti disservizi? Ne conosco la sofferenza perché mio padre qui è nato e quindi anche i fenomeni migratori hanno riguardato la mia famiglia. Credo che si dovrebbe dare da parte della Regione più attenzione alla viabilità e spero anche che i progetti nazionali in questa fase di rilancio con il centrodestra al governo possano guardare a questi territori, perché i collegamenti sono l'esigenza prioritaria. Poi noi dobbiamo anche valorizzare, ed è questo l'intento degli incontri che ho avuto oggi a Roscigno, le attività turistiche, le attività legate alla valorizzazione del parco, non soltanto per il valore archeologico, ma pensiamo anche alle attività cinofile. Ormai c'è anche un turismo cinofilo, un'attività di allevamenti che può essere sviluppata in queste aree che devono ritrovare nel loro grande e intatto valore ambientale un'opportunità di crescita e di sviluppo. Ho incontrato oggi anche molti giovani che sono impegnati nella valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio. Devo dire che, insomma, nonostante le difficoltà e le fatiche, c'è molta volontà di crescita e di guardare agli aspetti positivi delle tradizioni e del valore dei luoghi. Non possiamo tralasciare l'aspetto che riguarda la sanità, la viabilità è importante anche per raggiungere gli ospedali in queste aree interne. Guardi, io purtroppo prendo atto che recentemente, quando si votò le elezioni regionali, è stato confermato chi governava e amministrava, nonostante le gravi carenze, soprattutto nel settore sanitario. La sanità è una gestione notoriamente delle regioni e mi pare che, insomma, nonostante un bilancio deficitario, poi ci sia stato un consenso, ne prendo atto da un punto di vista della volontà democratica. Resto molto perplesso rispetto al disservizio, rispetto alle distanze, ma è molto legato tutto anche alla viabilità, perché una viabilità difficile rende meno accessibili strutture sanitarie che casomai in linea d'aria sono a poche decine di chilometri, ma come viabilità e per la percorrenza e per la qualità delle strade sono lontane molte ore. E quindi io penso che la gestione della Regione vada molto censurata per l'assoluta trascuratezza che ha dimostrato nei confronti di alcune aree, soprattutto della provincia di Salerno, che è la più vasta ed è quella che ha una caratteristica territoriale molto complessa e tale da rendere i servizi assolutamente inadeguati allo Stato. Possiamo ancora immaginare un futuro per queste aree e per chi decide di investirci e di viverci? Noi vogliamo immaginarlo, perché poi queste aree hanno una grande importanza sotto il profilo delle produzioni agroalimentari, sotto il profilo dei parchi, della natura, della realtà archeologica. Quindi noi dobbiamo crederci, se è vero che poi nel mondo l'aumento delle dammelie della popolazione, il tempo libero maggiore a disposizione devono rendere anche delle aree interne più fruibili. Certo, devono essere accoglienti e devono anche offrire, oltre alla semplicità dei luoghi, anche una capacità di accoglienza che ovviamente il turismo impone e richiede. La sua presenza a Roscigno questa sera conferma però la vicinanza delle istituzioni all'area interna. Ma guardi, io sono sempre in contatto con tanti amministratori, sindaci e quindi per quello che posso mi adopero in ogni occasione. Ricordo in queste aree anche fenomeni naturali drammatici che hanno creato danni enormi, anche in quelle occasioni abbiamo sempre cercato di prestare la nostra attenzione, quindi anche oggi per vari incontri con giovani amministratori, con quadri politici e anche con persone che si occupano dell'attività cinofila nei parchi, che potrebbe sembrare una cosa un po' originale, ma in realtà è anche un modo di avvicinare la natura, di sviluppare delle attività che rendono anche i parchi fruibili, perché li dobbiamo rispettare, però poi in qualche misura anche l'attività in vari settori deve potersi svolgere senza alterare gli equilibri ambientali, ma senza musealizzare l'area del parco, perché poi questo favorirebbe esodi, fuoriuscite, e quindi alla fine avremmo un danno, perché anche le persone fanno parte dell'equilibrio della natura. A Roscigno, alla presenza del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, si parla di aree interne e cinoturismo. Siamo con il sindaco Pino Palmieri. Sindaco, perché è importante discutere di questi argomenti?
È importante discutere perché qualche tempo fa abbiamo fatto un'iniziativa proprio sul nostro territorio e abbiamo avuto una grande affluenza proprio legata alla cinofilia. Però ti accorgi che molti atteggiamenti e comportamenti che vengono, dovrebbero essere spontanei e legittimi, trovano poi difficoltà nell'applicazione delle norme. Soprattutto parlo della normativa che ha istituito il nostro parco. Dobbiamo creare uno strumento normativo che possa effettivamente rilanciare lo sviluppo sul nostro territorio. Abbiamo coinvolto in questo percorso Maurizio Gasparri, il senatore Maurizio Gasparri, nostro cittadino onorario e soprattutto in questo momento vicepresidente del Senato e forza di governo. Ci sono tutte le carte in regola per poter mettere in campo nuove norme che permettono un vero sviluppo al territorio. Presso la sala convegni della BCC di Montepruno di Rossigno si è tenuto un importante incontro alla presenza del vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Noi siamo proprio con il direttore della Banca di Credito Cooperativo di Montepruno, Michele Albanese. Direttore, la sua presenza conferma la vicinanza anche delle banche alle aree interne. Beh, diciamo che siamo particolarmente contenti stasera di ospitare questo importantissimo incontro sulla cinofilia, un argomento che ci ha toccato sempre da vicino. Oltretutto noi siamo anche promotori di questa iniziativa che a Rossigno vive grazie anche all'attività di Francesco Palmieri e di tanti altri soci. Certo, la nostra banca è vicina a questa iniziativa, vicina soprattutto a tutto ciò che può essere utile alla crescita e al mantenimento di un territorio come il nostro che è risaputo già soffre di tante assenze o meglio di tante perdite che abbiamo avuto nel passato. Abbiamo bisogno di recuperare, come banca del territorio dobbiamo anche essere coerenti con noi stessi e riconoscere che esiste un sentimento molto forte a cui noi tutti quanti dovremmo fare appello, che è quello della riconoscenza, e la riconoscenza soprattutto verso le origini, quelle origini che ci hanno visto partire da Rossigno, questo piccolo paese, e vederci impegnati un poco in tutta la Campania. Oggi siamo, come noto, la banca più grande della Campania del gruppo di Cassa Centrale Banca, ma non dimenticheremo mai che siamo partiti da un centro di 400 persone con una storia, con 30 coraggiosi che vollero la costituzione di questo istituto e che oggi grazie a loro noi possiamo esprimere tanto. Diceva l'onorevole Gasparri nel suo intervento, che è stato bello, che sapere che si ci può fare, perché se ce l'abbiamo fatto noi con un istituto bancario, con tutte le sue problematiche, con tutte le sue logiche difficili da portare avanti, beh, io credo che tante altre iniziative potrebbero essere portate avanti, quindi non ci deve scoraggiare il fatto che partiamo da un piccolo centro, da paesi spopolati o paesi in cui non ci sono più possibilità. Scrolliamoci di dosso questa difficoltà che tutti quanti noi ci ritroviamo a dialogare giorno per giorno e cerchiamo assolutamente di capire che ce la possiamo fare. Basta impegnarsi, basta credere e soprattutto continuare ad andare avanti con i valori che ci hanno sempre contraddistinto. Siamo a Maiano oggi presso il Museo Paleontologico. Siamo nella sala diorama e qui c'è tanto da scoprire. Sì, qui viene riprodotta quella che è una scena del Cretaceo, quindi con i vari animali, sia terrestri, acquatici che volatili, che in quel periodo erano presenti, e quindi al visitatore si spiega e si fa vedere come avviene la formazione del fossile, che poi rivedono all'interno delle sale espositive che sono presenti all'interno del museo. Il museo di Maiano è un vero e proprio gioiello dell'entroterra cilentano. Perché visitarlo? Perché visitarlo? Perché qui sono custoditi alcuni dei reperti che il professore Bravi, direttore scientifico del museo, ha ritrovato nei suoi studi e durante le sue campagne di ricerca qui, e quindi si possono ritrovare dei fossili che sono stati rinvenuti sia sui Monti Alburni sia nella zona di Maiano Vetere, nella zona del Chianiello, del Monte Vesole, e infatti ci sono due sale dedicate appositamente per questi tipi di fossili, e questa tipologia, questo tipo di museo è molto accattivante per i bambini, che spesso vengono con piacere e soprattutto diciamo in questa sala dove
vi è la riproduzione di quella che era una scena dell'epoca, rimangono affascinati dalla riproduzione di questi esemplari che c'erano all'epoca. Tra l'altro qui si possono anche ascoltare i suoni di quell'epoca e si può vedere proprio come si forma un fossile. Esatto. Come ben spiegavo prima, c'è la possibilità di spiegare ai bambini, soprattutto o a chi curiosi, la formazione del fossile, quindi con il decesso dell'animale, quindi con le varie strati di terreno alluvionali che lo ricoprivano e quindi la conservazione poi nei millenni di questo fossile che poi diciamo accidentalmente o durante gli scavi viene ritrovato rompendo quindi queste pietre e ritroviamo all'interno delle conchiglie, delle piante, dei pesci o altri fossili, tra cui per esempio il famigerato Ciro, che è questo animaletto che è stato ritrovato, ricordiamo, a Pietraroia e che aiuta la promozione di questa scienza della paleontologia e quindi incentivare la curiosità delle persone verso questa scienza. Sindaco di Maiano, Adriano Piano, questo museo è stato riaperto da poco anche perché alla luce dei fatti relativi al Covid non era possibile farlo prima e si sta promuovendo nella migliore maniera. Certo, questa è un'occasione per proporre, per parlare proprio di queste problematiche che abbiamo avuto durante il Covid. Questo museo è stato inaugurato a novembre del 2009 grazie a un finanziamento del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano, una misura 1.9, ed è stato gestito brillantemente dall'Associazione Paleo Cilento, che ne approfitto per ringraziare il Presidente nel nome della professoressa Ivana Serra e tutto il Consiglio di Amministrazione e soprattutto il responsabile scientifico che è il professore Sergio Bravi. Adesso invece ci stiamo muovendo, abbiamo fatto richiesta alla Regione per il riconoscimento di interesse e poi abbiamo avuto da qualche mese siamo entrati nella piramide culturale del Cilento, nel movimento empatico, e grazie al professore Lerro Menotti, come paese della paleontologia. Giustamente, come ha detto prima, l'attività è stata sospesa durante il periodo Covid, quindi vogliamo ripartire, siamo pronti per ripartire, con la Proloco per una nuova gestione. Sindaco, tra l'altro questo è un museo che può essere visitabile anche dagli studenti, dalle scuole. Certo, soprattutto gli studenti, perché sotto abbiamo due laboratori didattici, dove durante nel periodo da marzo in poi vengono le scuole a poterle visitare e a fare delle esercitazioni didattiche nei laboratori. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesto. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it.
successi. MPA Radio MPA. Siamo nello studio Musicos, scuola di musica e studio di registrazione ad Agropoli, ed è un grande piacere incontrare degli amici musicisti, un gruppo veramente straordinario, gli Alentum. Allora, Tony Ruggero, tu insieme a Franco Valente ed Emilio Enrico, che tra l'altro sta suonando, c'è questo sottofondo meraviglioso che è ci sta di un nostro brano. Ci mancherebbe altro. Ecco, voi avete creato questa formazione, questo gruppo. Sì. Come è nato tutto quanto? È stata una bella idea sia mia che di Franco che di Emilio di fare un gruppo live al 100%, dove noi non abbiamo né computer né sequenze, ma abbiamo il respiro dei musicisti. Il respiro dei musicisti. Lui è anche un poeta, dovete saperlo. Tony, senti, c'è una frase che mi sono appuntato, tu dici lo slogan del gruppo è dai cantautori a Tony Ruggero, quindi praticamente c'è un balzo enorme in qualche modo oppure un piccolo balzo? Ma diciamo come disse Armstrong, è un piccolo passo per un uomo ma è un grande balzo per l'umanità, ma diciamo noi cerchiamo di fare la musica dei cantautori partendo da De André, Guccini, Branduardi eccetera eccetera fino ad arrivare a ciò che abbiamo scritto noi. Ecco, tra l'altro una delle prerogative, delle caratteristiche di Tony è che lui non ha difficoltà nelle tonalità, cioè praticamente ti si riconosce questa cosa, tu con le tonalità non hai problemi. Ma diciamo, come mai? Quando suono non ho problemi in queste cose, cioè per me o suonare in do maggiore o in si diesis maggiore, per me è la stessa cosa. Alle nostre spalle, alle mie spalle, ci sono questi straordinari musicisti e io vorrei, Tony, che tu li menzionassi uno per uno. Vabbè, come abbiamo detto, abbiamo il maestro Enrico al pianoforte, che è uno, è l'anima proprio del gruppo, dove a lui affidiamo tutto, gli arrangiamenti, lo studio, le idee, a volte anche le sue incazzature. E poi teniamo Franco, che è un altro mio coautore. Poi come voce femminile ho voluto prendere una delle voci più calde e graffianti del Cilento, che è Maria Grazia Lancellotti. Grazie. Peppe della Pepa alla chitarra, che è un grande chitarrista sia acustico che elettrico. Diana Dorsi al basso, Alessandro Sorrentino alla batteria, e in questo caso io gioco in casa, essendo mia moglie Olga Sobur al violino. Olga, che è ucraina, e adesso questa cosa sarà molto importante, perché diremo delle cose che riguardano questo popolo che sta soffrendo così tanto. Anzi, io direi di affrontarlo subito questo argomento. A voi avete scritto una canzone che è un brano dedicato proprio all'Ucraina, a Kiev, al popolo ucraino. Ecco, naturalmente tu, avendo una moglie ucraina, stai vivendo ancora di più questo drammatico momento. È un anno di guerra, doveva durare, secondo le idee di qualcuno, qualche giorno addirittura, e invece sta durando tanto. Ecco, questa sofferenza che voi sentite l'avete messa in musica. Una notte di febbraio, mentre tutti stanno dormendo, un boato distruttore ha dato vita allo sgomento. Su di una terra dove il sole il grano fa maturare, donando pane al mondo intero e nessuno lo vuol capire. Esatto, sì, l'abbiamo messa in musica, ma soprattutto abbiamo voluto trasmettere ciò che quel popolo sta soffrendo. Difatti, in una frase del brano dove dico i bambini stanno invocando di non lanciare mai più bombe, ma coriandoli di pace per giocare a giro tondo. Questa qua è una piccola frase dove l'anno scorso, quando noi abbiamo avuto l'opportunità di poter ospitare delle persone ucraine, una piccolina che aveva 4 anni e mezzo disse: è molto più bello vedere coriandoli che non bombe.
Il tuo primo album si chiamava La Fratellanza, titolo che ben si ricollega a questa tematica, un lavoro discografico tra l'altro in fase di completamento, è l'album Il Motore del Mondo. Sì. Il Motore del Mondo. Beh, questo titolo dice tutto, cioè è un brano che è tutto dedicato al mondo femminile, dove in questo album ho voluto scrivere come testi tutto ciò che le donne mettono nei loro cassetti, nei loro anfratti nascosti per poter conservare dignitosamente la loro femminilità. Femminilità. E allora Maria Grazia Lancellotti, si parlava di femminilità. Allora, è tu sei una... un piacere vederti anche, dopo tanto tempo. Anche da parte mia. È sempre bello stare con te. Lei, oltre ad essere una grande cantante, una grande vocalist, è anche una presentatrice, poi ci sa fare molto in cucina, insomma, sei un'artigiana, sai fare di tutto. Ecco, un po' di tutto. Come sei entrata in questa formazione musicale? Allora, innanzitutto io conoscevo già Emilio da tanti anni, anche Tony veramente, poi mi è piaciuto perché lui mi ha invitata e io sono venuta anche perché il nostro gruppo c'è innanzitutto un rapporto di amicizia e di stima, e poi io attraverso le sue canzoni ho apprezzato la sua poesia, perché lui veramente scrive la realtà, non sono storie raccontate o ascoltate da altre persone, sono verità che lui vede e descrive, e mi piace molto il suo modo di scrivere, ho avuto piacere a cantare con lui. Grazie. Allora, Franco Valente, ecco qua, un altro amico che ritroviamo. Lui è sempre più alto, io sempre più basso. Come si spiega questa cosa? Non lo so. A me mia madre mi tirava, da piccolo mi tirava per i piedi. Quindi... A me non mi hanno tirato per i piedi, mannaggia. Allora, Franco, tu sei un liutaio, accordatore e riparatore di strumenti musicali. Sicuramente. Un insegnante, sei un musicista. Diciamo che mi muovo su più... Faccio parecchie cose, sugli strumenti soprattutto, mi piace recuperare questi strumenti, e questo che ho, questo sax soprano è del 1928, questo fra poco farà 100 anni, l'ho restaurato diciamo così e c'è un suono bellissimo, quindi è un Conny Schuberry degli anni del 1928 di questa fabbrica famosissima americana che adesso diciamo non c'è più. Oppure ci sono ancora dei piccoli strumenti, però sono strumenti da studio, non fanno più quegli strumenti professionali di una volta. Quindi perciò... Perché vi chiamate gli Alentum? Gli Alentum, e noi siamo sul Cicerale, sul fiume Alento, quindi lui è di Cicerale, io sono di Cicerale, Emilio è ha origini ciceralesi, e diciamo Olga è venuta a Cicerale. Loro sono di Capa, Maria Grazia è dell'altra parte della diga, praticamente viene da Ostigliano, quindi siamo un po' tutti quanti figli dell'Alento, e allora abbiamo pensato questo nome Alentum. Guarda il batterista come soffre perché non può suonare, guardalo. La cosa peggiore che può capitare a un batterista è avere le bacchette. Fatti sentire. Ciao. Qual era il problema, dicevi, avere? Non possiamo suonare, non possiamo alzare dietro la batteria con le bacchette in mano. Allora, facciamo fare un saluto adesso anche al nostro amico chitarrista. Salve. Vuoi fare una battuta su tutto ciò che sta accadendo in questa serata? Ragazzi, io sono molto emozionato. Questo progetto sta andando avanti dall'estate, almeno io sono presente da quest'estate. E per me è una grande sfida, perché io, essendo un chitarrista di origine rock, mi sono buttato su questo genere che appunto è quello cantautorale, che non ho mai affrontato, però è un bel progetto e mi sto divertendo tantissimo. E tu ti stai divertendo? Sì, sì, assolutamente. Qual è la cosa più bella nel far parte degli Alentum? La cosa più bella è aver conosciuto questa squadra fantastica, che fa parte di, è piena di musicisti, di grandi musicisti che si esprimono in modo eccellente. Grazie. Olga, dov'è Olga? Dai un sorriso da questa nostra amica ucraina. Vuoi fare un saluto nella tua lingua a chi ci sta seguendo in questo momento? Ah, ok. Posso dire Slava Ukraini, Героям Слава. Ci dici che cosa hai detto? Significa che io auguro vincere per il mio paese, vincere questa guerra e finisce
più presto come possibile questo tutto. Grazie, vedevo anche delle lacrimucce nei tuoi occhi. Allora adesso l'ultimo, ma non per ultimo, è il nostro maestro Emilio Orrico, che ci ha aiutato con questo tappeto musicale meraviglioso. Maestro caro, è un piacere rivederti. Allora, a conclusione di questa intervista, perché poi sentiremo il pezzo Kiev, che cosa puoi dirci? È una... Intanto complimenti per lo studio in cui ci stai ospitando. No, diciamo che è una bellissima novità questa di aver fatto questa band, innanzitutto perché facciamo delle musiche inedite, quindi non c'è niente di già realizzato, ma tutto creato da noi, e poi pure perché siamo molti amici, quindi la cosa è positiva in doppiamente, diciamo. L'unico studio di registrazione in cui quando entri ti offrono immediatamente il caffè. Sicuramente. Allora, io ti ringrazio, e se vuoi anche aggiungere giusto un'ultima battuta sull'argomento musicale che stiamo trattando, cioè la vostra musica, il tipo di musica che fate. Sì, allora è puramente cantautorale, quindi diciamo è studiata appositamente su un tipo di musica. Prendiamo spunto dai cantautori italiani, però un po' elaborandolo in modo diverso. Questa è la novità. Grazie. Io ringrazio Alfonso Verruccio per le riprese e naturalmente salutiamo tutti i telespettatori. Vi lasciamo con questo splendido brano. Ascoltatelo.